andiamolo quindi ad aprire, vediamo un po', scorgiamo subito il forno, fornetto come vogliamo chiamarlo, anche se fornetto è un po' così, ben imballato, comprato su Amazon, link qua sotto in descrizione, se lo dovete acquistare mi raccomando cliccate sul link e mettete subito nel carrello, così mi arriva una piccola commissione con il link affiliato, per voi non costa, non cambia niente, non c'è nessun costo aggiuntivo, ma per me mi aiuta a mantenere attivo il canale. Qui sopra c'è la pellicola di sicurezza, abbiamo il timer, abbiamo le varie modalità, sopra sotto, sopra e sotto, e poi abbiamo la temperatura da 90 a 230. Questo fornetto è una via di mezzo tra il forno classico, il forno grande, e il fornetto, quello da 19 litri, 20 litri, 25. Andiamo a rimuovere l'adesivo di sicurezza qui per aprirlo, c'è l'apertura proprio come un forno classico. Testiamo anche la solidità dell'apertura dello sportello, che si apre in modo classico. Devo dire, è bello solido. Come vedete il fornetto si piega, perché ovviamente adesso è appoggiato sullo scatolo originale, ma le cerniere sono, come vedete, a scatto. Ce ne sono vari, si può aprire a varie altezze. Non è un'apertura classica che se lo lasciate cade da solo, come vedete sta in piedi da solo. I materiali sembrano veramente solidi, veramente veramente solidi, fatti bene. Vetro anche doppio vetro abbastanza resistente. Come vedete all'interno ci sono tre binari, primo, il secondo e il terzo, per cuocere in modo diverso i vari cibi che andrete a preparare. C'è in fondo la luce, ma ve lo farò vedere dopo la fase di test. Sotto abbiamo anche la piatta raccoglibriciole. Però un forno veramente veramente grande, quindi non vi aspettate il fornetto piccolino, le dimensioni sono abbastanza importanti, quindi guardate bene l'acquisto, perché è un 45 litri, ci sono versioni anche più piccole, sempre dello stesso modello, però se volete i tre binari laterali dove inserire le vostre retine, dovete assolutamente prendere quello da 45. Il maniglione è decisamente solido, mi piace. A prima impressione sembra un fornetto veramente resistente, ben fatto. Prima di passare al test vi faccio vedere gli accessori. Questo è ovviamente uno strumento che vi serve per tirar fuori la griglia in modo da non bruciarvi, si attacca anche per alcune padelle, può essere utile. Poi abbiamo appunto la griglia che deve essere inserita all'interno del forno all'altezza che desiderate. Poi c'è un altro accessorio che pensavo non ci fosse, invece c'è, che va posizionato appunto sotto per magari raccogliere meglio i succhi, perché quello mi sembrava effettivamente un po' troppo piccolo. Quindi c'è una doppia protezione, questa è una cosa che va assolutamente a favore di questo fornetto. Packaging completo, molto più completo di quello che mi aspettavo, quindi vale abbastanza già il prezzo che costa. Sono stati fatti i primi test, questa volta un test un po' più impegnativo, dopo aver riscaldato qualcosa magari, o aver cucinato piatti classici, semplici. C'è un test sul pane, che è comunque una cosa molto, anzi abbastanza delicata, non è delicatissimo, però comunque è abbastanza delicato. Vi faccio sentire questo rumore che sentite di sottofondo, che proviene appunto dalla reazione del fornetto, e che è una cosa che si sentirà sempre praticamente, anche in modalità non ventilato. In questo momento non è in modalità ventilato, come vedete le ventole là in fondo non girano. E devo dire, è un fornetto che sta dando soddisfazioni, riscalda benissimo, cuoce bene, quindi non ci sono particolari problemi. Come ho già detto, i materiali sono decisamente buoni per il prezzo per cui è stato pagato. Magari soffre del fatto che è una marca non troppo conosciuta in Italia, e quindi non è proprio, come dire, cioè non è sponsorizzato come gli altri, ma comunque sembra essere molto molto affidabile. Come detto, la luce interna c'è, è là in fondo, molto spazioso, praticamente potete inserire teglie di qualsiasi grandezza, ma comunque controllate sempre il vano interiore quanto è grande, ma come vedete è molto molto grande, non so se si nota, ma è quasi un forno normale, un 45 litri, solitamente i forni classici della cucina sono 60 litri, quindi veramente manca poco per essere un forno di dimensioni importanti. Primi test fantastici, ottimi materiali, prezzo comunque discreto, non basso, ma comunque neanche spropositato come altri marchi italiani ben più noti. Quindi finiamo qua questa recensione, promosso questo fornetto per il momento, e ci vediamo al prossimo video.